Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è: si può affermare, senza il minimo timore di essere smentiti, che proprio non si sopportano. Così celebri e famosi, eppure così tremendamente diversi. Da un lato vi è la coppia più glamour, ammirata da tutti, amata da tanti, dall'altra una giornalista ammirata da molti, attaccata da tanti, che non accettano di buon grado i suoi articoli ed i suoi giudizi. Quando Selvaggia Lucarelli incrocia dialetticamente sulla sua strada Chiara Ferragni e Fedez, in coppia o separati, non sono quasi mai incontri all'insegna della cordialità. Qualsiasi argomento può diventare terreno fertile per una polemica che solitamente accende i social, ma non soltanto. Come il video che l'influencer ha pubblicato su TikTok scatenando la reazione della giornalista. Quale video? Selvaggia Lucarelli contro i Ferragnez, Selvaggia Lucarelli contro Fedez e Chiara Ferragni. Presentato così sembra uno di quei faccia a faccia che caratterizzano i periodi preelettorali. In verità, a parte la politica, la realtà non è poi così diversa. Sono tre personaggi che più di una volta si sono scontrati dialetticamente per i motivi più diversi. Non è passato certo molto tempo da quando la giornalista ha attaccato il rapper milanese dopo la pubblicazione degli audio riguardanti le sue sedute dallo psichiatra. La giornalista, in un post su Facebook, non ha esitato a bollare quella pubblicazione come una forma di narcisismo, esibizionismo, incapacità patologica di conservare una sfera privata. Un commento tutt'altro che tenero. Ora le attenzioni di Selvaggia Lucarelli si sono spostate verso l'altra metà dei Ferragnez, ovvero verso l'influencer Chiara Ferragni, che ha pubblicato un video su TikTok che la giornalista non ha apprezzato minimamente. Come ci informa GossipTV.com, nel video pubblicato sul noto canale social l'influencer ed imprenditrice ammette, con estrema tranquillità, di aver rubato biancheria in un hotel. Un gesto da lei considerato evidentemente normale dato che il suo commento recita, ditemi che voi non lo fate. Da qui è partito l'attacco frontale di Selvaggia Lucarelli all'influencer di Cremona. Cosa ha scritto la giornalista? E, un reato, i giri di parole non sono certo il punto di forza di Selvaggia Lucarelli e la risposta a Chiara Ferragni è stata durissima. Prendendo spunto dal messaggio che l'influencer aveva inviato al sindaco di Milano, Beppe Sala, perché preoccupata dal crescente fenomeno dell'illegalità nel capoluogo milanese, la giornalista ha scritto sulle sue stories di Instagram, qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una ca**** atina con cui fare contenuti su TikTok. E poi un'ulteriore precisazione, rivolta anche a chi volesse emulare il gesto della nota influencer, ovvero che sottrarre oggetti di proprietà di un albergo è un furto a tutti gli effetti e che può essere punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 154 euro fino a 516 euro. A buon intenditor, questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.